Speriamo che questo non avvenga, evidentemente è un momento difficile. Ci battiamo anche per i diritti dei migranti, che sono oggetto anche loro evidentemente di discriminazione, di xenofobia, per dire che hanno dei diritti umani fondamentali, il diritto d'asilo, il diritto alla protezione umanitaria quando fuggono da un conflitto come è quello siriano, e il diritto alla vita, perché il problema è che se non sono messi nelle condizioni di fuggire dalla persecuzione e dalla guerra seguendo rotte sicure, rotte protette, sceglieranno la via del Mediterraneo, che si è dimostrata essere la tomba di molti di loro. Quindi devono essere messi nelle condizioni di trovare asilo, trovare protezione in modo legale in Italia e nel resto d'Europa, che deve fare evidentemente la sua parte.